La felicità non dipende dagli avvenimenti esterni, ma dalla maniera in cui li consideriamo. Un uomo abituato a sopportare il dolore non può non essere felice. Per essere felice occorre una cosa sola: amare, e amare con sacrificio di sé, amare tutti e tutto, stendere in tutte le direzioni la tela di ragno dell'amore. Chi ci capita dentro, quello va preso. Nei rapporti migliori, anche i più amichevoli, i più semplici, l'adulazione e la lode sono altrettanto necessari del grasso alle ruote perché girino. Se l'uomo potesse trovare il modo, restando ozioso, di sentirsi utile e fare il suo dovere, ritroverebbe una parte della sua beatitudine. Nulla è tanto necessario a un giovane quanto la compagnia delle donne intelligenti. La nostra fortuna, amico, è come l'acqua nella rete. Tiri la rete e la senti gonfia, e quando l'hai issata a terra non c'è niente. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. L'arma più potente dell'ignoranza, la diffusione di materiale stampato. Da quando il mondo esiste e gli uomini si uccidono a vicenda, nessun uomo ha mai commesso un delitto contro un suo simile senza acquietare se stesso con questa idea. Questa idea è le bien public, il supposto bene degli altri uomini. Dite che io non sono libero, ma io ho alzato e ho abbassato un braccio. E chiunque capisce che questa risposta illogica è un'incontrovertibile dimostrazione della mia libertà. Non può essere nota nessuna malattia da cui sia colpito un uomo vivente, poiché ogni uomo vivente ha le sue particolarità e soffre sempre d'una infermità particolare e sua. Se le persone viziose sono tutte quante collegate tra loro e appunto perciò costituiscono una forza, allora basterà che le persone oneste facciano anche loro altrettanto. È così semplice. Un buon giocatore che abbia perduto agli scacchi è francamente convinto che la sua perdita sia causata dal proprio errore, e lo cerca nel principio del gioco, ma dimentica che in ogni mossa, durante tutto il gioco, vi sono stati simili errori, che non una sola mossa era perfetta. L'errore sul quale concentra l'attenzione lo nota solamente perché l'avversario ne ha approfittato. La Bibbia ci insegna che il non avere nulla da fare, lo zio, era la condizione di beatitudine del primo uomo avanti la sua caduta. L'amore dello zio resta lo stesso nell'uomo caduto, ma la maledizione pesa sempre sull'uomo, non in quanto dobbiamo guadagnare la vita col sudore della fronte, ma in quanto, per le nostre qualità morali, non possiamo essere felici oziando. All'avvicinarsi di un pericolo, sempre due voci con uguale forza parlano nell'intimo dell'uomo. Una voce gli dice sempre assennatamente di riflettere sulla natura del pericolo e sui mezzi per evitarlo. L'altra, ancora più assennata,
gli dice che pensare a un pericolo è troppo penoso e tormentoso quando prevedere tutto e sottrarsi all'andamento generale delle cose non è in potere dell'uomo, e perciò è meglio distogliersi dalle cose penose finché non sono sopraggiunte e pensare piuttosto a quelle piacevoli. In solitudine l'uomo è piuttosto sensibile alla prima voce, in compagnia, al contrario, alla seconda. Un dolore puro e completo è impossibile come una pura e perfetta gioia. Sull'esito di un evento tuttora in corso si fanno sempre innumerevoli supposizioni, cosicché, comunque esso vada poi a finire, si trovano sempre persone disposte a dire: «Io l'avevo asserito fin da allora che sarebbe andata così». Per il lacché non può esistere il grand'uomo, perché il lacché ha un concetto tutto suo della grandezza. Ricchezze, potere, vita, tutto ciò che la gente dispone e custodisce con tanta cura, non vale che per il piacere col quale si può abbandonarlo. L'amore impedisce la morte. L'amore è vita. Tutto ciò che io capisco, lo capisco solamente perché amo. È solo questo che tiene insieme tutto quanto. L'amore è Dio, e il morire significa che io, una particella dell'amore, ritorno alla sorgente eterna e universale. Non v'è grandezza dove non vi sono semplicità, bontà e verità. Quell'adulazione fine e sicura che consiste nel riconoscere tacitamente che il vostro interlocutore è, con voi, il solo uomo capace di comprendere la bestialità di tutti gli altri e la saggezza e la profondità delle vostre idee. Cercate, meditando frequentemente sulla morte, di portarvi al punto per cui essa non vi sembri più una terribile nemica, ma un'amica la quale libera da questa sciagurata esistenza l'anima che langue nei conati della virtù per introdurla nel luogo della ricompensa e del riposo. Ogni istruzione seria s'acquista con la vita, non con la scuola. Le famiglie felici si somigliano tutte, le famiglie infelici sono infelici ciascuna a modo suo. Le donne sono la principale pietra d'inciampo nell'attività dell'uomo. È difficile amare una donna e allo stesso tempo concludere qualcosa. Per questo c'è un mezzo d'amare comodamente senza ostacoli: il matrimonio. L'amore è come la scarlattina, bisogna passarci. Nell'amore non c'è più e meno. Quelli che comprendono solo l'amore non platonico parlano a vuoto di dramma. In un amore simile non può esservi dramma. Vi ringrazio umilmente per il piacere, i miei rispetti, ed ecco tutto il dramma. E per l'amore platonico neppure può esservi dramma, perché in un amore simile tutto è chiaro, puro. Dove finisce l'amore, comincia l'odio. Se
Se ci sono tanti ingegni quante teste, ci sono tanti generi d'amore quanti cuori. Le donne sono una vite su cui gira tutto. Non vi è che un modo per essere felici: vivere per gli altri. Un desiderio di desideri, la malinconia. Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. La menzogna davanti agli altri è solo svantaggiosa. Ogni questione viene sempre risolta in modo più diretto e più rapido con la verità che non con la menzogna. La menzogna davanti agli altri non fa che confondere le cose e allontanarne la soluzione, ma la menzogna davanti a se stessi, data per verità, rovina tutta la vita di un uomo. Chi fa soffrire il prossimo fa male a se stesso. Chi aiuta gli altri aiuta se stesso. Amare in generale significa voler fare del bene. Una madre che nutre il figlio dà immediatamente se stessa, il proprio corpo come cibo per i suoi figli, i quali senza ciò non sarebbero vivi. E questo è amore. Il bene dell'uomo consiste nell'amore, come quello della pianta deriva dalla luce. La vita è l'anelito al bene. L'anelito al bene è la vita. L'uomo non può figurarsi la vita senza includervi il desiderio del suo bene personale. Per ciascun uomo, vivere è lo stesso che desiderare e cercare di raggiungere questo suo bene personale. E desiderarlo e raggiungerlo è lo stesso che vivere. Il suicidio è irrazionale perché, rinunciando alla vita a causa del disgusto che essa mi provoca, io mostro di avere un concetto errato dello scopo della mia vita, supponendo che serva al mio piacere, mentre essa ha per scopo, da un lato, il mio perfezionamento personale e dall'altro la cooperazione all'opera generale che si compie nel mondo. Finché l'essere umano conserva un soffio di vita, può perfezionarsi ed essere utile agli altri uomini. Ma egli può essere utile agli altri uomini solo perfezionandosi e può perfezionarsi solo rendendosi loro utile. Per quale motivo si proibisce il gioco d'azzardo mentre alle donne sono consentiti abiti da meretrice che eccitano i sensi? Il pericolo è mille volte maggiore. Amare per tutta la vita una donna o un uomo è lo stesso che dire che una stessa candela possa ardere tutta una vita. L'uomo ama, non perché ha interesse di amare questo o quello, ma perché l'amore è l'essenza dell'anima sua, perché egli non può non amare. Per acquistare il potere e conservarlo, bisogna amare il potere. E l'ambizione non s'accorda affatto con la bontà, s'accorda con l'orgoglio, con l'astuzia, con la crudeltà. Le chiese
Come società affermanti la loro infallibilità, sono istituzioni anticristiane. Non solo non vi è niente di comune fra le chiese e il cristianesimo, eccetto il nome, ma i loro principi sono assolutamente opposti ed ostili. Le une rappresentano l'orgoglio, la violenza, la sanzione arbitraria, l'immobilità e la morte. L'altro rappresenta l'umiltà, la penitenza, la sottomissione, il movimento e la vita. Tempo verrà, e già viene, in cui i principi cristiani della vita, fratellanza, eguaglianza, comunità di beni, non resistenza al male con la violenza, parranno così semplici e così naturali, come sembrano oggidì i principi della vita domestica e sociale.